Tutto a posto? Che è successo? Sta bene? Sì, sto bene. Oh, questo vento. Oh, scusatemi, sono in ritardo, devo andare. È tardissimo. Ladies and gentlemen, come ultimo pezzo della nostra asta, ecco un servizio di porcellana inglese, numero di catalogo 1123. Un servizio da 48 pezzi della casa Wedgwood, dipinto a mano. Come potete vedere, si tratta del famoso motivo a raffinati fiori verdi, probabilmente del 1918. Il servizio è completo ed è in ottimo stato, particolarmente apprezzato dagli intenditori. Possiamo dare inizio alle offerte. Prezzo base... Dove si era cacciata? Mi scusi, signor Barnes, ho avuto un imprevisto. Ancora con i suoi stupidi voti. 4.000 sterline, sono state offerte 4.000 sterline. 4.000 sterline offerte, vedo 4.500, 4.500 là in fondo. 4.500 sterline, 5.000 sterline sono state offerte da una signora qui in prima fila. 5.500 sterline sono state offerte, 5.500, qualcuno offre di più? 6.000 laggiù, 6.000 sterline sono state offerte. Qualcun altro? 6.500 qui dalla signora in prima fila, 6.500 sono state offerte, 6.501, 6.502 e 6.500 e... 7.000 sono state offerte dal signore nella penultima fila, grazie tante, 7.000 sterline sono state offerte, 7.000, chi offre di più? 7.000 sterline e 1, 7.000 sterline e 2 e 7.000 sterline e 3. Venduto al signore nella penultima fila, grazie tante, auguri. Ladies and gentlemen, questa era l'ultima offerta della nostra asta pubblica, vi aspetto tutti domenica prossima, grazie tante e arrivederci. Ma insomma, che cos'ha, signor Barnes? Abbiamo venduto il servizio a un prezzo favoloso, dovrebbe essere contento. Se quell'ultima offerta non ci fosse stata, lei avrebbe dovuto pagare il doppio per riprendersi il nostro servizio. Di cosa dovrei essere contento? Non abbiamo corso alcun rischio. Avevo fatto molta attenzione. Sapevo benissimo che quel signore voleva a tutti i costi il servizio. Avrei giurato che si trattasse di David. Chi? Quel signore che ha preso il nostro servizio. Sembrava il mio padrino, ma sicuramente mi sbaglio. Ha bisogno di un passaggio? No, grazie. Sono venuta con la mia macchina. Come vuole. Ci vediamo domani in negozio. Sia puntuale, d'accordo? Ehi, Millie! Ciao. Ciao. È stato contento il tuo capo della vendita? Mm-hmm. Mi ha appena aumentato lo stipendio. È così antipatico. In realtà sto pensando che forse dovrei trovarmi un altro lavoro. Ciao, nonna. Ciao, amore mio. Hai già preso il tè? Ti stavo aspettando. Ho già preparato tutto. Che cos'è, Kevin? Oh, è distrutto dall'incontro di cricket. Almeno ha vinto la sua squadra? No, ha perso per poco. Kevin è caduto e si è fatto male. Niente di grave? No, ma lo porterò lo stesso dal medico. Sembra quasi che tu sia sua madre. Te lo sei ricordato? Oggi è il 12. Pensavo di andare al cimitero tutti insieme. Bene. Com'è andata al negozio? Oggi era il giorno dell'asta. Grazie a Tristan. Ho venduto un servizio di porcellana a molto più del suo valore. Bene. Avrai un premio per il tuo successo. Figurati. Mi sono beccata una ramanzina. Philip Barnes è sempre stato un tipo molto antipatico. Non è solo il fatto che lui non dia valore al mio lavoro, è che mi tratta come se fossi solo una parte del suo inventario. Devi cercare di non prendertela. Senti, i tuoi animali. Ti chiamerò Miss Doolittle. Buon riposo. Tanti auguri di buon compleanno, mamma. Temo che Kevin non si ricordi più dei suoi genitori. Non è vero, nonna. Ha un ricordo un po' confuso, ma certe volte mi domanda com'erano. O quanto gli volevano bene.
Sono sicura che Lady Homer sarà contenta del collier. Forse per il compleanno di sua moglie potremo cercare degli orecchini da abbinare. Il suo compleanno non è il mese prossimo. Se lo ricorda, signorina Millie. Naturalmente, Lord Homer. Noi abbiamo... Buongiorno, Lord Homer. Ah, buongiorno, Philip. Mi dispiace, ho avuto un contrattempo, ma vedo che ha già trovato qualcosa per sua moglie. Sì, la deliziosa signorina Millie mi ha consigliato questo collier. Un insolito gioiello con una storia molto interessante. Sì, il collier di zaffiri che apparteneva a Lord Byron. Sì, insomma, il regalo che gli fece a sua moglie dopo la morte della figlia, ricorda? Oh, sì, quel collier. Lo abbiamo ricevuto la settimana scorsa. Un insolito ma bellissimo pezzo. Lady Homer sarà sicuramente contenta. Beh, lo spero, con quello che costa. È unico, Lord Homer. L'esclusività ha il suo prezzo. E porga i miei omaggi alla signora. Grazie, presenterò. Arrivederci, signorina. Arrivederci. Millie. Che diavolo è quella storia su Lord Byron? Come? Non conosce la storia di Lord Byron e della sua infelice moglie? No, non sapevo neanche che Byron avesse una moglie. Beh, tutti hanno una moglie. Io no. Quanto ha pagato? 15.000 sterline. Non male. Dovremmo aumentare la nostra offerta di gioielli. Mi sembra che lei abbia molto successo. Signor Barnes, l'assegno di Lord Homer. Potrei avere domani mattina libera? È impossibile. Abbiamo un appuntamento alle 10. Mettono all'asta l'eredità di Lady Winter. È molto importante. Devo portare mio fratello dal medico. E da quando lei ha un fratello? Da circa 12 anni. L'eredità di Lady Winter è molto promettente. E sembra che ci siano numerosi gioielli. Lei sa che io non mi intendo molto di gioielli. È anche per questo che l'ho assunta. Beh, dovrò spostare l'appuntamento al pomeriggio. Bene. Fino a domani pomeriggio non morirà mica il ragazzo. Stavo scherzando, signorina Cohen. Allora, se permette, riderò più tardi. Kevin, che cos'hai? Via, 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 via! Signor Barnes, io devo andare. Come? Impossibile, non abbiamo ancora finito. Mi dispiace, ma dovrà continuare da solo. Signorina Cohen! Ah, ecco, prima che mi dimentichi. Questi sono i gioielli più interessanti, secondo me. Ma lei non può, mentre... Devo scappare. Si ricordi che questo avrà delle conseguenze. Ma che cosa mi combini? Va tutto bene adesso. Ho corso solo troppo in fretta. Sembrerebbe un disturbo circolatorio. Buongiorno, sono il dottor Wilson. Posso tornare nella mia classe? È ancora troppo presto. Riposati un po'. Signorina Cohen, potrei parlarle un momento? Torno subito. Ok. Su, copriti. Vedrai che ora starai meglio. Non è stata solo un po' di stanchezza, vero? Temo di no, signorina Cohen. Ma... per avere delle certezze, Kevin dovrà rimanere alcuni giorni in ospedale. Potrebbe avere un'insufficienza cardiaca. Un'insufficienza cardiaca, no. Non è possibile, Kevin è sempre stato bene e poi ce ne saremmo accorte. Molto spesso l'insufficienza cardiaca dei bambini si rivela solo nella pubertà. Riguardo la guarigione dobbiamo essere molto fiduciosi. Ma adesso Kevin dovrà fare alcuni accertamenti. Non si preoccupi, signorina. Domani chiami il professor Craig a Londra e gli chieda un appuntamento. È uno dei migliori specialisti per il cuore. Signor Barnes? Sì? Buongiorno, io sono la signora Cohen. Sono la nonna di Millie. Buongiorno. Dov'è Millie? Sono le 9:15. Il negozio doveva essere aperto già da un quarto d'ora. Sono venuta qui proprio per spiegarglielo. Millie non potrà venire per alcuni giorni e mi ha incaricato di dirle che... Ma che storia è questa? Non è possibile. Io ho bisogno di lei. Presumo che dovrà fare a meno di Millie per un po'.
È dovuta andare di corsa a Londra per un urgente problema familiare. Le manda a dire che si è presa una settimana di ferie. Una settimana di ferie? E chi l'ha autorizzata? Non sono neanche 3 mesi che lavora da me. Non ha diritto a nessuna vacanza. È successo tutto all'improvviso, signor Barnes. Le telefonerà sicuramente appena conoscerà i risultati delle analisi. Appena conoscerà i risultati? Le dica che se non torna entro domani può considerarsi licenziata. Che odioso screanzato senza cuore. Temo che tu abbia ragione, Katie. Quando Philip non controlla più i suoi sentimenti, diventa cattivo. David. Sembra che per te il tempo si sia fermato, Katie. Come mai sei tornato in Inghilterra? La causa ufficiale sono le nozze d'argento di Rosanna e Oliver, ma la causa effettiva è un'altra. Ancora non abbiamo completato i test, signorina Cohen, ma le posso dire già da adesso che deve essere operato subito. Proverò a spiegarle il tutto con questo modellino. In parole povere, questa parete esterna del cuore, nel caso di Kevin, è estremamente fragile a causa di numerose piccole aperture tutte molto vicine. Suppongo che Kevin già da prima si stancasse facilmente. Sì, per questo siamo andati dal nostro medico, ma non ha trovato niente. La pubertà, l'età dello sviluppo. Questo fa sì che il cuore si sforzi maggiormente e le aperture diventino sempre più grandi. Dobbiamo assolutamente operare, e al più presto possibile. Il più piccolo sforzo potrebbe portarlo al collasso. Vuol dire che non potrà più giocare a cricket? Non per il momento. Per lui sarà una vera tragedia. Quando pensa di operarlo? Io metterei subito Kevin nella lista dei pazienti da operare, ma ci serve una garanzia per le spese da affrontare. Le consiglio di informarsi al più presto presso la sua assicurazione sanitaria. Ma noi non abbiamo un'assicurazione privata. Allora l'avverto che ci saranno delle spese molto elevate da affrontare. Mi spieghi perché non hai mai voluto rispondere alle mie lettere? Il primo anno ti ho scritto continuamente. Veramente? Io non ho mai ricevuto nessuna lettera, David. Molto strano. O forse no. Tua madre avrebbe escogitato qualunque cosa per allontanarci. Acqua passata. Del resto, qualche mese dopo la tua partenza, io ho sposato Richard. Ti sei rassegnata presto. Io mi sono sposato a 40 anni, ma non è andata bene. E tu, Katie, sei felice con tuo marito? È morto già da 4 anni. Mi dispiace. Katie, non potremmo... No. È stato bello rivederti, David, ma penso che sia giusto lasciar perdere. Noi apparteremo sempre a 2 strati sociali diversi, come ripeteva sempre tua madre. Lady Foster. Oggi no, Tristan. Sono appena tornata da Londra. Sì, ti spiego tutto più tardi. Ora devo parlare con mia nonna, d'accordo? A dopo. Sei già tornata? Sì. E tu dov'eri? Ho girato per il regalo di compleanno di Kevin, ma non ho trovato niente. Allora, che cosa ha detto il professore? Kevin deve essere operato. Ha un'insufficienza cardiaca molto grave. Con la riabilitazione e le cure post-operatorie ci verrà a costare 50.000 sterline. Dove le possiamo trovare? Hai detto 50.000 sterline? Dobbiamo parlare con la nostra banca. Ci ho già parlato io, nonna.
Più di 10.000 non possono prestarmele col mio stipendio. Ho ancora le mie azioni che tuo nonno aveva comprato quando sei nata tu. Ma chi può essere a quest'ora? Forse sarà il maestro di Kevin. Signor Barnes, che cosa ci fa qui a quest'ora? È tutto il giorno che aspetto una sua telefonata. Domani alle 10 abbiamo un appuntamento per il Plymouth. La passerò a prendere alle 9. Buona serata. Chi diavolo si crede di essere lei? Domani io non verrò, e dopodomani nemmeno, e nemmeno il resto della settimana, dal momento che mi devo prendere cura di mio fratello. Pensavo che mia nonna gliel'avesse spiegato. Io faccio il commerciante, non l'assistente sociale. E la pago profumatamente per il suo lavoro. Sa cosa le dico? D'ora in poi io non lavorerò più per lei. Non ce la faccio più ad essere trattata come una costretta a vivere in carcere. Vuol dire che si licenzia, eh? Sì, voglio proprio dire che mi licenzio. Non so che cosa mi abbia preso. Mi sono lasciata trascinare dalla rabbia. Ma perché l'ho fatto? Conta su di me, Millie. Oggi stesso andrò a chiedere a mio padre se da lui hanno bisogno di personale. Almeno ci posso provare. Conosco il mio vecchio. E tu, in fatto di gioielli, sei la migliore. Per quanto riguarda i soldi per l'operazione, mi verrà in mente qualcosa. Oh, Tristan, se non avessi te... E io ti metto sempre nei pasticci. Andiamo. Millie, io ti amo. Farei tutto per te. Ecco qui il catalogo. È un collier del XIX secolo. Presumo che si tratti di platino. Platino? È meglio se guarda lei. Deve esserci la foto da qualche parte. Mi scusi, torno subito. Signore... Oh, un momento, mi scusi. Devo rispondere al telefono. Nel frattempo, guardi pure. Barnes antiquariato. Quando? La signorina Cohen non mi ha detto niente. Come adesso? Ripasserò quando ci sarà la signorina Millie. Anch'io. Un momento, guardo sulla mia agenda. Se non le spiace, la richiamo più tardi. Arrivederci, signora Waters. Buongiorno, signora Cohen. Ah, signor Barnes. Millie non è qui, è uscita. E quando torna? Beh, questo non lo so. Doveva andare prima a scuola e poi aveva altri giri da fare. Posso offrirle qualcosa da bere? No, grazie. Sono venuto qui solo per... Nonna! Come stanno i gattini? Ne posso portare uno a casa? Ma certo. Però ricorda che fra un po' devi fare merenda. Allora... Tutto bene a scuola? Come sempre. È suo fratello? Sì. Che cosa vuole? Volevo chiederle di ritornare. Insomma, quando i suoi problemi di famiglia saranno risolti. Mi dispiace, è troppo tardi. Le do un aumento di stipendio. Se me lo avesse offerto 2 settimane fa, credo che avrei fatto salti di gioia. Non lo so, avrei dovuto aumentarglielo molto tempo fa, ma me lo sono dimenticato. Mi dica lei quanto vuole. Possiamo accordarci anche sui premi di rendimento. Non è soltanto per i soldi, signor Barnes. No? E perché? Parole come generosità, cortesia, comprensione, a lei non dicono mai niente. Ovvero tutte quelle cose che si imparano ai corsi per infermiere? È inutile fare questi discorsi con lei. Stavo solo scherzando, Millie. Sicuro? Ma le sembra che io stia ridendo? La prego, cerchiamo di metterci d'accordo. Kevin non respira. Ha bisogno delle sue pasticche. Presto! Mi dispiace, signor Barnes, ma penso che dovrebbe andarsene adesso. Kevin! Sta tranquillo. Respira lentamente, d'accordo?
Tra un po' passerà tutto. Non voglio morire, Millie. Non morirai, angelo mio. Il professor Craig ti opererà e subito dopo starai di nuovo bene. E quando mi opererà? Presto, tesoro. Molto presto. Voglio essere operato il prima possibile. Anche domani. Benvenuta, signora Rachel. Suo fratello la sta aspettando. Grazie. Venga. Dopo di lei. Mi dispiace, il posto non è più disponibile. Quale posto? Ah, sei tu, Rachel. Quale posto? Millie si è licenziata e io ho dovuto trovarmi una nuova commessa. Assistente, come vogliono essere chiamate ora. Per questo sei così nervoso? Mi dà fastidio trovare una nuova commessa con cui lavorare. Ma quella Millie non era da poco nel tuo negozio? Sì. A lei conosce gioielli e orologi come nessun'altra. E ha talento da vendere. Racconta ai clienti romantiche storie sui gioielli e loro pagano qualsiasi prezzo e lasciano il negozio col sorriso sulle labbra. Vedo che ti piace molto. Per me è un gin tonic. È carina? La nuova commessa? Non lo so, non ci ho fatto caso. Non dicevo la nuova commessa. Millie è carina. Millie? Diciamo che non sto vendendo più niente da quando se n'è andata. Tutti vogliono soltanto lei. E inoltre io, insomma, mi ero abituato. Sì, però lei non a te, esattamente come tutte le altre. Che vuoi dire? Che prima o dopo tutte le commesse mi abbandoneranno. Io sono gentile. Sì, a prima vista può darsi. L'importante è non conoscerti meglio. Allora dimmelo tu cosa devo fare. Cosa devo fare per farmi trovare amabile da una donna? Donna? Credevo che parlassi di una commessa. Sì, ma a volte ho la sensazione che persino alle mie clienti io non sia simpatico. Veramente conosco molte donne che ti sposerebbero subito. Sì, ma per i miei soldi, per il mio lavoro, per la mia posizione. E non ne sei contento? Rachel. A proposito, lo zio David è di nuovo in città. Non mi ero sbagliato, allora. L'ho visto all'ultima asta. Quanto si trattiene? È venuto per le nozze d'argento, ma da quanto ho capito vorrebbe rimanere per sempre qui a Cornwall. Ah. Lord David Forster. Rachel, sei diventata ancora più bella dall'ultima volta che ci siamo visti. David, stavamo proprio parlando di te. Ciao, Philip, come stai? Non sta molto bene. Non si sente abbastanza amato e cerca disperatamente una nuova commessa. Non darle retta. Ti trovo bene, David. Il solito scotch? Sì, grazie. È vero che non vuoi più tornare negli Stati Uniti? Finalmente sono andato in pensione e vorrei trascorrere i miei ultimi anni qui. Grazie. Ascolta, Rachel, sai che tua zia Roseanne mi ha invitato per le sue nozze d'argento. Immagino che tu stai organizzando tutto. Sì. Potresti procurarmi un invito per una mia vecchia amica? Naturalmente. Come si chiama? Non la conosci, basta che tu mi dia l'invito, poi penserò io a compilarlo. Al tuo ritorno. Ehi, Millie! Ho una bella notizia. Ho appena parlato al telefono con mio padre. Da domani sei dei nostri. No. Sì. Fantastico, come hai fatto a convincerlo? Gli ho solo spiegato che tutti gli altri non capiscono niente di questo lavoro e che tu, al contrario, sei una che conosce l'arte come poche altre persone. Mi hai tolto un peso dal cuore. E per quanto riguarda i soldi per l'operazione, me ne occuperò io. Domani ho un appuntamento con la banca. No, Tristan. Non posso permettertelo. Non voglio che tu chieda un prestito per me. Se non lo faccio per te, per chi altro dovrei farlo? Non capisco dove sia il problema. In fondo è il tuo fidanzato.
Sì, questo lo so, ma mi sento un po' pressata da lui. Millie, oggi sono andata in banca. Le azioni che aveva comprato Richard 20 anni fa, ecco, non valgono un granché. Dobbiamo inventarci qualcos'altro. Indovina che cosa mi hanno mandato? Un invito per le nozze d'argento di Roseanne e Oliver Morton. Dove li hai conosciuti, Morton? Questa è una storia molto lunga. E molto vecchia anche. Naturalmente non ci andrò. No, mi dispiace, deve venire lei qui con i mobili. Il signor Barnes è molto occupato, non può andare certo da tutti i suoi clienti. Millie? Ah, vuole dire la signorina Cohen. No, non lavora più qui. Arrivederci. Questa Millie Cohen doveva avere qualcosa. Mi domandano in continuazione di lei. Una domanda, signorina Fielding. Le ho detto io di trasformare il mio ufficio e il mio negozio in una serra o in un giardino d'inverno? No, ma quella Millie aveva lasciato tutto molto in disordine. L'avrei licenziata anch'io. Già, prima ho rimesso tutto a posto e poi ho sistemato le piante. Così è più bella, no? No! È una vera porcheria. Lei è licenziata. Io non capisco perché. Ecco, prenda la sua roba e se ne vada. Le farò avere lo stipendio per i suoi 3 giorni di lavoro. Lei è veramente... Sei impossibile, Philip. Conosci il Galateo. Ti puoi sedere soltanto quando io, che sono una donna, mi sono seduta. Pensavo che ormai esistesse la parità dei diritti e che le donne moderne non facessero più caso a queste cose. Philip, qual è la regola numero 1? Quello che dice una donna e quello che vuole veramente sono 2 cose diverse. Io non vi capisco. Ecco perché non avete mai quello che volete. Vuoi capire le donne o vuoi essere amato da loro? Mi basterebbe essere amato da una sola. Una che sappia volare. Scordatelo. Nessuna donna si attaccherebbe a quell'affare spontaneamente. Le donne vogliono sicurezza e inoltre gradiscono i complimenti. Moltissimi complimenti. E tu ancora non riesci a fare un complimento credibile. Philip, osservami. Come mi trovi? Di una cosa carina. Non saprei. Sei come sempre. Forse è un po' pallida. Philip, una cosa carina, ho detto. Pensi che a una donna piaccia sentirsi dire che è come sempre, solo un po' pallida? Non possiamo venire subito al sodo, Rachel. Dimmi come mi devo comportare per conquistarla. Ma allora sei innamorato. Dimmi che tipo è, così potrò consigliarti meglio. Così potrai intrometterti come sempre e rovinarmi tutto. La situazione è questa. Lei è arrabbiata con me. Pensavo che se la invitassi a cena per chiarire potrei sistemare tutto. Ma cosa devo dire perché lei non rifiuti il mio invito? Non dirle niente. Prego? Lascia parlare i fiori. Di che tipo di donna si tratta? Elegante o è un tipo sportivo? È carina. È istruita, ma non si atteggia troppo. Non è complicata, è naturale. Quando ride ha una fossetta sul mento. E quando sorride è... fiori di campo. Se non sbaglio, ha detto che le piacciono i fiori di campo. Fiori di campo? Le piacciono i fiori di campo? Lascia stare, Rachel. Tanto non mi puoi aiutare. Quale donna ama i fiori di campo? Ladies and gentlemen, passiamo ora al numero di catalogo... 1409. Un... quadro con paesaggio del XVIII secolo. XIX.
XIX secolo, naturalmente. Si tratta di un quadro dipinto da un pittore spagnolo. Francese. Da un pittore francese, di cui non si sa il nome. Il prezzo di partenza è di 1500 sterline. 1500 sterline, signore e signori. Chi offre 1600? 1600 qui davanti, grazie. 1600 sono state offerte. 1700 là in fondo. 1700 sono state offerte. 1800 là in fondo. 1800 laggiù. 1900, il signore qui davanti. 1901, 1902 e 1903. Buongiorno, Katie. Buongiorno, Debbie. Che fortuna incontrarti. Stavo venendo proprio da te. Hai ricevuto il mio invito? Il tuo invito? Sì. Sì, l'ho ricevuto. Allora, verrai? Non saprei, David. Perché riportare a galla le vecchie cose? È passato tanto tempo. Anche se gli anni passano, il mio amore per te è rimasto sempre vivo. Ma... devo andare a preparare la cena. Kevin e Emilia arriveranno a momenti. Ecco, lo tieni? Sì, da. Non stringerlo troppo. Sì. E accarezzalo, così si tranquillizza. Vedo che Tristan va molto d'accordo con Kevin. Può restare a mangiare con noi, nonna? Ma certo che può. Che bello. Ho già apparecchiato per lui. Le piace l'Irish Stew? Certo che mi piace, vengo da Dublino. Oggi deve essere il mio giorno fortunato. Tristan è un ragazzo davvero molto gentile. Sei fortunata a stare con lui. Oh, probabilmente ha dimenticato qualcosa. Signor Barnes. Fiori di campo, se l'hai ricordato. Grazie, sono molto belli. Mi scusi se non ho saputo apprezzare il suo lavoro, Millie. E se non le ho mai detto niente di carino. Mi sono comportato come... un elefante in una cristalleria. Non è stato così tremendo. Spero di no. Però a lei ho dato questa sensazione e perciò sono venuta a chiederle di scusarmi. Non ce n'era bisogno, signor Barnes. Per lei forse no, ma non riesco a dormire da quando se n'è andata. La prego, mi dia la possibilità di farle conoscere l'altro lato del mio carattere. Ceniamo insieme. Non so se posso. La prego. Signor Barnes, si alzi. D'accordo, se ci tiene tanto. Perfetto. Vengo a prenderla domani alle 8:30. Chi era, Millie? Philip Barnes. Non mi ha mai regalato dei fiori. Deve essere andato nello stesso campo in cui sono andata io. Domani sera andiamo a cena fuori. Non ho intenzione di mischiarmi nella tua vita privata, Millie, ma per quale motivo dovreste uscire insieme? Tu adesso stai lavorando dai Miller. Non lo so neanch'io. Il fatto è che lui ha talmente insistito e non ho saputo dirgli di no. Era così diverso dalle altre volte. Per il momento. Le persone non cambiano mai, Millie. E Philip Barnes meno degli altri. Non è che per caso ti sei innamorata di Philip? Ma che dici? Sarebbe stupido. Molto stupido. Ballare? No.
La prego, Millie, se ora mi dice di no avrò un trauma e non inviterò mai più una donna a ballare. Non posso assumermi questa responsabilità. Allora, ha trovato una nuova commessa per il suo negozio? Tre. La prima non ha combinato niente. Ha solo telefonato per tutto il tempo. La seconda ha messo tutto in ordine e mi ha riempito il negozio di piante. La terza ha iniziato solo ieri. Chissà che cosa troverò domani, quando arriverà. Non è che lei potrebbe ripensarci e ritornare? Ora lavoro da Miller. Vendite all'asta. Non è un lavoro che fa per lei. Come fa a sapere qual è il lavoro che fa per me? A lei serve il contatto diretto con il cliente. Le piace quando qualcuno chiede uno sconto e spera di trovare qualcosa che abbia una sua storia. E magari ha anche la sensazione di viverla. Ho ragione? Certo che ho ragione. Io l'ho capito dal primo giorno che lei ha lavorato per me. Per questo motivo l'ho assunta. E l'ho preferita alle altre, che avevano una laurea. Perché noi amiamo le stesse cose. Devo andare a casa. Da sua nonna e dal suo fratellino. Staranno dormendo. Grazie per la serata, signor Parnes. Adesso vorrei andare. Va bene, pago il conto e poi l'accompagno a casa. Con la sua auto. Grazie. Così almeno lo saprà tutto il vicinato. Devi aver passato una fantastica serata. Allora, hai utilizzato i miei consigli? Le hai fatto dei complimenti, magari per il vestito che indossava o per la sua pettinatura? No, l'ho dimenticato. E di cosa avete parlato? Di politica, di teatro e del mio negozio. Tu hai parlato d'affari con lei? Nessuna donna si interessa di affari. Lei sì. È una donna d'affari, allora. Non ti affaticare, Rachel. Tanto non te lo dico chi è. Lo scoprirò, fratello caro. L'ha portato il postino. Per me? È di Philip Barnes. Cara Millie, un piccolo ringraziamento per la bellissima serata. Nella speranza che ne seguano altre. Suo Philip. PS, perché è scappata? Dio, è bellissimo. Fa parte dell'eredità di Lady Winter. L'avevamo visto a una specie di mostra. Se l'è ricordato. Se un uomo come Philip Barnes fa questo tipo di regali, non lo fa senza un motivo. No, è assurdo. Ha solamente visto che mi era piaciuto tutto qui. Lascia perdere. Non porterà a niente. Ti farà solo soffrire. Tutte le storie d'amore tra persone di quel tipo e noi finiscono sempre male. Io lo so bene. Dai, basta così, Rachel. Sono troppo vecchio per queste cose. Ti rimetterò in forma, zio David. Senti, non sai per caso
Di chi si è innamorato Philip? Di tutte le donne che ruotano all'interno della cerchia delle nostre conoscenze non può essere nessuna. Forse è qualcuno che ruota fuori dalla cerchia. Tu pensi che sia una nostra cameriera? Sarebbe così orribile? Ma ti prego, Philip è una cameriera, non sta né in cielo né in terra. Pensavo che voi giovani foste tolleranti e aperti in queste cose. In America, per Ma esempio... Ma qui non siamo in America. Ti prego, devi scoprire di chi si tratta. Prima che succeda qualcosa di irreparabile. La mossa migliore è andare nel suo club. Ogni mercoledì va lì, non devi assolutamente perderlo di vista. Philip. Salve, David. Che bella sorpresa. Che cosa ci fai a questo run club? Sono andato dal mio commercialista. E tu come stai? Lasciamo perdere. Questioni di lavoro? Anche, ma il lavoro è il problema minore. E che altro c'è che ti preoccupa? Ho mandato a quel paese la donna più bella del mondo perché mi sono accorto troppo tardi di cosa provavo per lei. E ora non so più che cosa fare. Non sapevo che ti fossi innamorato. Nemmeno io. Finché non se n'è andata. E inoltre non troverò mai più una commessa come lei. Commessa, hai detto? Sarebbe... Millie. La mia assistente. L'hai vista recentemente all'asta. Un momento, un momento. Tu hai licenziato Millie perché ti sei accorto di esserne innamorato? No, perché sono uno stupido. Sì, questo è certo. Io l'ho licenziata e poi... E poi mi sono reso conto che senza di lei non posso vivere. E lei... No, grazie. Lei può vivere senza di te? È proprio questo quello che non so. A volte mi sembra di piacerle e poi altre volte mi sembra che mi voglia evitare. David, tu che hai più esperienza di me in questo campo, che cosa devo fare? Primo, non parlarne assolutamente con Rachel. Tanto non sarebbe mai d'accordo. Lei è come mia madre. Se questa donna, come dici, significa molto per te, Philip, allora afferrala al volo. Altrimenti un giorno te ne pentirai. Credimi, io so quello che dico. Il padrino di Philip Barnes. E dove l'hai conosciuto, David Forster? Un tempo ci amavamo da morire. 40 anni fa. Il rampollo di una famiglia nobile e io la piccola figlia di contadini. È chiaro che non poteva andare bene. Perché no? 40 anni fa erano gli anni 60, non c'era più il problema della differenza di classi. Forse non a Londra, ma qui in paese sì. Inoltre i suoi genitori erano molto conservatori. Lo mandarono subito a studiare in America, non appena si accorsero che lui era innamorato di me. Io ero molto triste e disperata, come non lo ero mai stata in vita mia. Solo la morte di tuo padre fu così terribile. Oh, Millie, non voglio che anche a te succeda la stessa cosa. Tristan è un così bravo ragazzo. Philip Barnes non ti sposerà mai. A questo penserà sua sorella, come con noi fece la mamma di David. E il nonno? Non l'hai mai amato? Certo. Certo. Ma in un altro modo. E sapeva che tu amavi un'altra persona? E che era solo la seconda scelta? Non era solo questo. Allora, il prossimo pezzo è il 1093, primi anni del XIX secolo. Dalla proprietà privata del principe Edoardo VII. Vediamo. Una versione speciale. C'è addirittura una storia romantica. Dimmi, esiste solo questo pezzo? Dovrebbe essercene un altro gemello, ma è scomparso da molti anni.
E da quale prezzo parte l'asta? Vediamo. 50.000 sterline. Ma che cos'hai? Niente, davvero. Ah, prima che mi dimentichi, mi hanno dato dei biglietti per il teatro. Romeo e Giulietta, per domenica. Non sei contenta? Certo, certo, molto. Tristan, io devo andare via prima. Ho promesso alla nonna che l'avrei aiutata e... Saluta Kevin per me. Penso a tutto io. Sì, grazie. Stai tranquilla. Susan, il 1094. Sei già tornata. È autentico. Oggi ho visto il gemello di questo orologio che verrà offerto all'asta. E che vuoi dire? Che è vecchio più di 100 anni e vale almeno 50.000 sterline. 50.000 sterline? Forse pensava che fosse solo una copia. Philip Barnes. Andiamo, Millie. Lui è un antiquario, ricordi? Lui si intende di mobili e di quadri, ma di gioielli e orologi Philip non si intende affatto. Philip? Da quando lo chiami per nome? Oddio, che cosa faccio adesso? Se vendiamo l'orologio domani all'asta, tutti i nostri problemi finiranno e Kevin potrà essere operato la settimana prossima. Ma se lui non sa quanto vale, è tutto diverso. Se lui non lo sa, Millie... glielo devi restituire. Ma se invece lo sa, allora l'orologio è un segno del suo amore. Ah, che sciocchezza. Philip Barnes è un single molto convinto. E certo non è un romantico. No. Io devo restituirglielo prima di portare Kevin a Londra. Sì, penso che sia la cosa migliore. Lottare contro certe cose è inutile. Lo so per esperienza. Millie! È il cielo che la manda. Buongiorno, signora Fuller. Da quando lei è andata via, Philip ha avuto 3 nuove commesse, ma nessuna ce la fa a stare con lui. O lui con loro. Lei deve tornare indietro. Non posso, ora lavoro dai Miller. Dov'è Philip? Insomma, il signor Barnes. Di nuovo all'ufficio di collocamento. Voleva dargli qualcosa? Sì, un regalo di suo fratello che io... non posso accettare. Sarebbe così gentile da riferirgli di riguardarlo con molta attenzione. Lo potrò accettare solo se lui me lo riporterà personalmente. Ho scritto tutto in questo biglietto, se per favore... È tutto così misterioso. Glieli darò entrambi. Grazie, signora Fuller. Arrivederci. Arrivederci. Contento che tu abbia cambiato idea. Non sono venuta fin qui, David, per parlare del nostro rapporto, ma perché noi abbiamo bisogno del tuo aiuto. Noi? Sì. Sono tornato, Rachel. Finalmente. Ho un appuntamento dalla mia manicure, lo sai. Qualche novità, eh? No, 2 telefonate, ho scritto i numeri qui. Tieni. Ah, sì, ho venduto quella bella teiera d'argento. I soldi sono sulla scrivania. Non verresti a lavorare con me? No, grazie, sei troppo antipatico. Ciao, Philip. Ciao. Ah, già, me ne ero quasi dimenticata. Millie ti ha cercato.
Millie, sì, cosa voleva? È venuta a restituirti qualcosa, un tuo regalo, credo. Mi ha pregato di dirti che lei non lo può accettare e che tu non la devi più chiamare. Ricordati che domenica sera abbiamo il teatro. E così avevo un figlio. Perché non mi hai mai scritto o telefonato? Sarei venuto subito. Dove avrei dovuto indirizzarti le mie lettere? Tu per me eri scomparso nel nulla. E la tua famiglia non mi ha mai dato il tuo indirizzo. Lo sapevo a tuo marito che Robert non era suo figlio? Naturalmente. Però è stato un padre semplicemente fantastico. Mio Dio. Quante volte ho sognato di avere un figlio. E ora che l'ho trovato, l'ho perduto nello stesso momento. È una cosa terribile. Com'era? Mi somigliava un po'? Da grande sì, parecchio. Quando era piccolo somigliava a Kevin. Ma allora Millie e Kevin... Sono tuoi nipoti. È fantastico. Allora io ho dei nipoti. Noi abbiamo dei nipoti. Già. Noi abbiamo dei nipoti. Bene, Kevin. Ora devi andare con l'infermiera a fare l'ecografia e poi abbiamo finito. Va bene, dottore. Ci vediamo più tardi. Signorina Cohen, le posso parlare un momento? Si accomodi di là. Ah, sei qui. Ti ho cercato ovunque. Pensavo che fossi andata a fare un volo. Non ho voglia di volare. Il professor Craig che cosa ha detto? Le condizioni di Kevin sono peggiorate. Se non viene operato al più presto, lui... Gli ho detto di fissare subito l'intervento, che avevo i soldi. Ma io non ce li ho. Forse ho avuto un'idea. La tua forma non è delle migliori, caro fratellino. Io odio il tennis. È stupido il tennis. Correre di qua e di là inutilmente. Siamo anche di cattivo umore. Sarebbe ora che ti rinnamorassi. Stavo pensando di dare una bella festa. Ah, ormai le conosco tutte le tue amiche, Rachel. Dinah non la conosci ancora. È tornata da poco dalla Nuova Zelanda. Grazie, non mi interessa. O sei innamorato di qualcuna che non ti vuole? Sciocchezze. Lo sai che sono refrattario a questo tipo di commedie. Di champagne è l'ideale in certe occasioni. A cosa brindiamo?
A noi, forse. Quella faccia, Philip. Non siamo ancora in ritardo. Posso presentarti Dinah Appleton? Dinah, questo è mio fratello Philip. Lui è un vero gentiluomo. Buonasera, signor Barnes. Buonasera. Abbiamo 3 biglietti? Purtroppo devo andare ad Edimburgo e il mio aereo parte fra 2 ore. Mio marito ha una riunione di deputati e ha bisogno della preziosa collaborazione di sua moglie. Ti piacerà. Accompagni tu Dinah a casa dopo, vero? Buon divertimento. Ci sentiamo. Mi raccomando, Philip. Salve. Da questa parte, prego. Cos'è questo? La mia pensione. Cosa? Quest'anello me l'ha regalato una signora. Ha messo la maggior parte delle sue proprietà in una nostra asta. E il ricavato ha deciso di investirlo interamente in un ricovero per cani abbandonati. Questo anello ha voluto regalarlo a me. Non so perché, le ero simpatico. Lo tenevo da parte in caso di problemi economici. Il suo valore basterà per coprire l'operazione. No, non lo posso accettare, Tristan. Prendilo, Millie. E vendilo. Tanto te l'avrei regalato prima o poi. Non lo dimenticherò mai. C'è al mondo un uomo migliore di Tristan. Questo è vero. Beh, com'è andata? Ha chiesto la tua mano, allora? Sì, no... Sì, in un certo senso. Mi ha regalato quest'anello, così potrò pagare l'operazione di Kevin. Ti deve amare molto. Ma tu invece non lo ami. Lo amerò un giorno. Con il tempo imparerò ad amarlo. L'amore ha molto spesso questi alti e bassi. E allora perché piangevi poco fa? Millie, lo so che tu faresti qualunque cosa per tuo fratello. Ma almeno aspetta fino al compleanno di Kevin prima di vendere l'anello. Nonna, che cosa pretendi che cambi in così pochi giorni? Non vinceremo all'otto nel frattempo. E Philip non mi riderà mai più quell'orologio perché ormai si è accorto di quanto vale davvero. È troppo per una semplice commessa come me. Salve, David. Come stai? Benissimo. Tu invece non hai una buona cera. Hai ancora problemi di cuore? Hai fatto come ti avevo detto. Allora, come mai sei qui? Volevo invitarti a colazione. E inoltre sto cercando un bellissimo regalo per una mia cara amica. Dove l'hai trovato? Faceva parte dell'eredità di Lady Winter. Ma non è in vendita. Se fossi in te lo metterei in cassaforte. Dai Miller e Son hanno messo all'asta il pezzo gemello. Vale un patrimonio. Lo so. Una rarità fabbricata per Edoardo VII. Ha passato metà della sua vita sul suo comodino. L'altro pezzo l'ha regalato a una contadina di cui era molto innamorato. Ah, sì?
Sì. Quando sua madre diventò la regina Vittoria, si scoprì che Edoardo VII aveva un'amante, la quale fu mandata immediatamente in Scozia. E poi lui sposò una principessa danese. Per questo fece fabbricare un orologio che fosse identico al suo, per sentirsi vicino al suo grande amore. Voleva che entrambi guardassero la stessa cosa la mattina quando si svegliavano e la sera quando andavano a dormire. No, 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 c'è qualcosa di strano. Dimmi, da quando ti interessi di storie romantiche di questo genere? Oppure te la sei inventata? No, mi sono documentato e... Eh? Potrei giurare che questa storia è tutta vera. Sono sicuro che la conosce bene anche Millie, se me l'ha restituito. Ma... Tu hai regalato l'orologio a Millie e lei te lo ha... Oh, ma con questo lei avrebbe... Mio Dio, che donna eccezionale. Lo sai che il suo fratellino rischia di morire e che solo un intervento costosissimo lo può salvare? No, lei non mi ha detto mai niente. A volte devi sentire le persone intimamente, attraverso il cuore. Tu sei un egoista che si piange addosso. Da solo, come uno stupido. Lei ti ama, Philip. Ma cos'hanno in testa certi giovani? Susan, mi porti per favore il catalogo vecchio? C'è Millie? È da ieri che cerco di rintracciarla. Non risponde al telefono e non è in casa. Dov'è? Buongiorno, signor Barnes. Sì, buongiorno. Dov'è? Perché pensa che io lo sappia? E se fosse, perché lo dovrei dire a lei? Perché sono preoccupato. Se sa dove si trova, la prego, me lo dica. Mi sente? Io devo parlare con Millie. Io la amo. E la voglio aiutare. Non so dove sia. Si è presa un po' di riposo. Uno, due, tre. Tanti auguri di buon compleanno. Tanti auguri, amore mio. Grazie. Vado io. Grazie. Torno subito. Ora prendi prima le tue pasticche. Raccontami com'era. Voglio dire, quando sono nato, tu e papà siete venuti in ospedale per trovare la mamma. Eravamo emozionatissimi. Papà ancora più di me. Era così contento di avere finalmente un maschietto. E io pensavo di avere un bambolotto vero con cui giocare. Quando siamo entrati nella camera, tu eri fra le braccia della mamma e lei ti guardava come se fossi la cosa più bella che avesse mai visto in vita sua. Papà ha persino pianto di felicità. Millie! Millie! Una telefonata dalla clinica. Il professor Craig vuole parlarti. Sì, sì, ma non capisco come... E quando? Oggi stesso. Sì, sì, bene, arriviamo subito. Grazie, professor Craig. A presto, allora. Millie, che cosa ti ha detto? Millie! C'è stato un donatore anonimo che si è accollato i costi di tutta l'operazione. Fra un'ora abbiamo l'aereo, fra 10 minuti arriverà il taxi. Ma com'è possibile? Oltre a noi due... E Tristan, nessun altro sapeva della malattia di Kevin. Questa sì che è una bella notizia. Sono così felice, Millie. Si è ringraziato il cielo. Ora si sistemerà tutto. Tu va da Kevin, io faccio immediatamente sì. Le valigie. Buongiorno, signora Cohen. Come sta Kevin? Tristan,
Kevin sta per essere operato. Millie sta facendo le valigie. L'aereo parte fra un'ora. Kevin! Ehi, Kevin, ti ho portato una mazza da cricket per il tuo compleanno. Mi raccomando, chiamami appena arrivate alla clinica, va bene? E quando Kevin sarà guarito e avrà superato tutto, festeggeremo anche il fidanzamento, d'accordo? Dobbiamo sbrigarci, altrimenti perdiamo l'aereo. Tienilo tu per ora. A Londra potrei perderlo. Buon viaggio, amore mio. Grazie. Vi raggiungo con il prossimo aereo. Arrivederci. Infermiera, si può sapere qualcosa? No, mi dispiace. Ne vuoi? No. Chi è stato a donare quei soldi, nonna? Tu lo sai. Di la verità, hai venduto la casa. Da dove vengono quei soldi? Andrà tutto bene, Millie. Qualcuno ti sta aspettando dal professor Craig. Ciao, Millie. David mi ha chiesto di accompagnarlo. Kevin, come sta? Lo stanno operando. Ma come fai a sapere? David mi ha detto tutto e mi ha anche aperto gli occhi. Negli ultimi tempi sono diventato un po' troppo egoista. Io... Questo non è più importante ormai. Kevin è giovane, si rimetterà. E il professor Craig è il più bravo chirurgo del paese. Ma perché non hai accettato il mio regalo? L'orologio. Perché non sai quanto vale. Io ho detto a tua sorella di informarti esattamente del suo valore. Solo così avrei potuto accettarlo. Ovviamente non me l'ha detto. E non ti ha nemmeno dato il mio biglietto. Philip, quell'orologio vale una fortuna. C'è dietro una storia. Lo so. È per questo che te l'avevo regalato. L'operazione è andata bene, signorina Cohen. Kevin è fuori pericolo. Tra un po' potrà vederlo. Oh!
Grazie, professore. Ringrazi il signor Barnes. Sei tu che hai pagato per l'operazione. Ho pensato che se non volevi accettare l'orologio, dovevo pur dimostrarti il mio amore. Ma devi ringraziare anche David per questo. In una famiglia si ha il dovere di aiutarsi, non credi? Mi permetti di presentarti tuo nonno, Millie? Cosa? Ti spiegheremo tutto con più calma. Veramente non vorrei lasciarti da sola. Forse dovrei rimanere un altro po'. Nonna, tu adesso va. Kevin si rimetterà rapidamente. Ce la faremo anche senza di te. Bene. Divertitevi alle nozze d'argento. Grazie. E ricordatevi che dovrete raccontarmi tutto, ok? Lo faremo. Lord Albert Ferguson e consorte. Andiamo via da qui, David. Io non appartengo a loro. Tu appartieni a me, perciò appartieni anche a loro. Si dovranno abituare. Lord David Forster e Lady Cohen. Ti ricordi di Rosanna? Naturalmente. David! Tanti auguri per le vostre nozze d'argento, mia cara Rosanna. Che piacere rivederti, David. Caro Oliver. Sono veramente contento che sia venuto. Posso presentarvi la mia futura moglie, Katie Cohen? Ti ricordi di lei, Rosanna? Ma certo che mi ricordo di lei. Sono felice di rivederti, Katie. È un vero piacere rivederla dopo tanti anni. Grazie. Tanti auguri. Millie! Ciao, fratellino. Come ti senti? Bene. Professor Craig, potrò giocare di nuovo a cricket? Credo proprio di sì, Kevin. Ma dovrai aspettare qualche settimana, d'accordo? Allora potrei avere la mia mazza. La vuoi adesso? Ti prego, Millie. Lo devi domandare alla nonna. È lei che va a casa. Ma certo che te la porterò, Kevin. Oh! Mi dispiace molto, Tristan, ma non posso comandare i miei sentimenti. Anche a me dispiace. Ti auguro buona fortuna. E te l'auguro con tutto il cuore. Conta sempre su di me. Ti ringrazio. Come sta tuo fratello? Meglio. È uscito proprio oggi dall'ospedale. Ma non glielo vuoi chiedere tu stesso? Ti vuole molto bene. Vieni. Ciao, Kevin. Ciao, Tristan. Beh, come stai? Bene. Quando vieni a trovarci? Presto. Così giochiamo insieme a cricket. Ti aspetto. Abbi cura di te. Va bene. Ci vediamo.
solo un'ora a venire da Londra. Siamo andati come un razzo. Nonno! Ciao, amico sportivo. Finalmente sei ritornato. Finalmente ti rivedo. Vieni. Non volete entrare? Ho preparato una squisita torta al cioccolato. Più tardi. Prima dobbiamo fare una cosa. Sei pronto? Si vola? Ma certo. Ok. Via.